Oggi, giovedì 28 aprile a domenica prossima, 1 maggio, a Valle d'Olmo, in provincia di Palermo, sono in corso le giornate dell'agricoltura. Una manifestazione da visitare per conoscere e apprezzare le innovazioni tecnologiche della meccanizzazione in agricoltura, i prodotti dell'agroalimentare di qualità e la vetrina zootecnica. Seminari e approfondimenti di settore qualificano ulteriormente l'evento. Ascoltiamo in proposito il sindaco di Valle d'Olmo, Angelo Conti. Le giornate dell'agricoltura a Valle d'Olmo ritornano dopo 2 anni di fermo causa Covid. Si tratta di un'importante manifestazione di settore che interessa gli agricoltori soprattutto, ma interessa tantissimi visitatori che saranno presenti e che vengono da tutte le parti della Sicilia. Ricordo che gli espositori provengono da tutta parte d'Italia, soprattutto per la meccanizzazione agricola, dove sarà presente dall'autozappa alla Vititremia. Queste giornate, oltre ad essere un'importante occasione per visitare la fiera e la manifestazione in sé, rappresentano anche un'occasione per approfondire alcune tematiche, sempre in tema di agricoltura, appunto. Ricordo che ci sarà un importante evento, seminario, che avrà per oggetto l'agricoltura di qualità. Sarà presentato il nuovo polo fieristico, l'idea progettuale della realizzazione di un vero e proprio polo fieristico che possa essere a servizio sì della giornata dell'agricoltura che si svolgono una volta l'anno, ma anche di altri importanti eventi fieristici. Inoltre, sempre in tema di agricoltura, è importante la sicurezza. Ecco allora che abbiamo voluto dedicare un apposito seminario assieme all'INAIL e all'ASP, che ha per oggetto la sicurezza in agricoltura. Altri eventi arricchiranno ulteriormente queste giornate. Ricordo tra tutti la Verbum Trekking, che è una bellissima passeggiata da Valle d'Olmo a Verbum Caudo, dove c'è un territorio, 150 ettari confiscati alla mafia e gestiti da una cooperativa del territorio di giovani imprenditori. Ricordo ancora la pet therapy, ci sarà poi un momento di svago per i bambini che faranno un torneo assieme agli altri paesi del circondario. Insomma, tante occasioni per venire a Valle d'Olmo. Vi aspettiamo.